Grazie alla riorganizzazione interna di spazi personali e rinforzi neoassunti, il servizio di contact tracing dell'U7 Pedemontana mette in campo nuove forze per adeguarsi all'impennata dei casi di coronavirus. L'obiettivo è rincorrere e limitare il contagio galoppante a partire dalla comparsa della variante Omicron, che in questi giorni vede coinvolti poco meno di 20.000 positivi. Da molte settimane il numero di nuovi positivi giornalieri nel territorio pedemontano è superiore ai 1.200 casi quotidiana. L'attività di tracciamento e gestione dei casi positivi, dei contatti stretti a rischio, rimane cruciale per il contenimento della diffusione del contagio, ma anche come servizio informativo per fornire indicazioni rispetto alle modalità di isolamento e quarantena, oltre che per determinare la guarigione a seguito di tampone negativo e la conseguente generazione del Green Pass. Considerando l'elevatissimo numero di positivi, spiega il direttore generale Bramezza, l'attività fortemente supportata da medici di base e pediatri di libera scelta ha progressivamente accumulato un arretrato che è necessario recuperare in tempi brevi. In particolare è urgente definire la guarigione al termine dell'isolamento per permettere un ritorno alla vita sociale. Per far questo, l'azienda U7 ha razionalizzato e potenziato il contact tracing, concentrando gli operatori che svolgono queste mansioni in un ambiente unico dedicato presso l'ospedale di San Bassiano e presso il centro sanitario polifunzionale di Thiene. Sono 40 le postazioni di lavoro dedicate agli operatori.